Oggi è una giornata eccezionale, con lui è Sabino Albano, si è inaugurato il nuovo spazio ai gradini di Salita Vetinera a Chiaia, a Napoli. È un nuovo progetto che Sabino Albano porta avanti. Si è inaugurato con una collezione strepitosa, quella di Gianni Versace. E Sabino Albano che ce ne parla. Salve, questo è, diciamo, è il nuovo inizio, perché questo è il decimo anno della mia attività come gallerista, però è il primo giorno del primo anno a questo punto di questa nuova sede. È una galleria sempre votata al connubio tra arte e moda, e quindi come potevo non iniziare questa nuova avventura o ricominciare questa avventura se non coniugando proprio queste due idee fondamentali che sono appunto il nucleo del mio discorso. E ho avuto la grande fortuna di incontrare appunto il collezionista Antonio Caravano e Ilia Rancio, artista e l'autore di questo bellissimo ritratto di Gianni Versace, che in qualche modo compendia in sé, insomma, proprio lo spirito di Versace, cioè un qualche cosa di molto legato alla moda, legato anche al rock, se vogliamo. Abbiamo degli accenni anche punk, perché queste venuse sono fluorescenti. Sì, sì, come no, abbiamo la famosa tigre che dicevamo prima, vero? Tutti i suoi libri, tutte le sue collezioni, e quindi per me questa è una sorta anche di battesimo del fuoco, perché è un'avventura che ricomincia, ma ricomincia veramente alla grande. Quindi questo nuovo spazio spero che sia veramente un punto di riferimento per tutti i giovani artisti, non solo anagraficamente naturalmente, che è un'apertura con tutto il mondo a questo punto, anche perché Ilian davvero è un artista internazionale. Infatti si è creato un gemellaggio anche con la Bulgaria, appunto perché lui è un rappresentante bulgaro che viene spesso in Italia e si ferma a Napoli, e abbiamo il privilegio oggi di averlo in galleria con Sabino Albano. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Gianni Versace, 1946-1997, non compiva ancora 50 anni quando ci lasciò. Gianni a 25 anni lasciò nel 1972, lasciò la sua Reggio Calabria e si recò a Milano. A Milano si mise a lavorare come disegnatore d'abiti, creando le prime collezioni per Jenny, successivamente per Complice e Callaghan. Sì. La domanda che ti facciamo è questa: a che età oggi i giovani disegnatori, gli stilisti lasciano casa per andare fuori a lavorare? E se lasciano casa? Se lasciano casa, buonasera a tutti, se lasciano casa intanto perché molti giovani sono costretti per motivi economici a vivere con mamma e papà nella propria casa fino ad un'età di 40-45 anni, purtroppo, perché la situazione di oggi è questa. Io, parlando di me, ho lasciato casa mia per venire nel resto del mondo, sono in Italia da 15 anni, quindi quando avevo 29 anni ho lasciato la Bulgaria, sono bulgaro di nazionalità, ho lasciato la Bulgaria per studiare l'arte in Italia e sono felice di averlo fatto, oltre per la bellissima esperienza, ma soprattutto per le cose che ho visto, per la cultura che io ho potuto toccare con la mia propria mano, non soltanto guardandola nei libri d'arte, nei libri di storia della moda, perché qui in Italia voi non vi rendete conto che avete ogni 10 metri c'è un'opera d'arte con inestimabile valore. Purtroppo molte di queste cose sono lasciate andare in un malo modo, e questa è una cosa che dispiace veramente, lo dice uno straniero. Parafrasando il titolo della mostra del 1998, la mostra di Gianni che si tenne a Como, reinventare la materia, è possibile ancora oggi reinventare la materia? Tutto è possibile, anche se molte cose sono state fatte, adesso anche con l'avanzamento della tecnologia molte cose si possono già immaginare in un modo virtuale, anche senza averli fatto manualmente o proprio realmente. Però secondo me l'essere umano ha una possibilità infinita di creare sempre cose nuove.
o soltanto anche solo interpretare cose già fatte, però interpretandole in modo proprio, perché ognuno di noi è diverso, è un pezzo unico. No? Nel 2012 Matilde gli ha dedicato una mostra, l'ultima in ordine di tempo. Troppo poco per ricordare un grande artista come Gianni Versace? Sì, è troppo poco, sì. È troppo poco, secondo me è troppo poco. Secondo me anche l'azienda stessa, Versace S.P.A., dovrebbe fare più possibile per tenere vivo il ricordo del più grande stilista esistito nel mondo. Giusto. Passiamo adesso a quest'altra grande opera, una tua opera. Ce la illustri? Certo, questo è un ritratto di Gianni Versace che ho realizzato con la mia mano, è un olio su tela, dimensioni 60x80 cm. Oltre all'olio c'è anche oro e mi sono ispirato ad una fotografia famosissima di Gianni Versace, che ufficialmente quella fotografia è solo in bianco e nero, io l'ho resa in colori, perché conosciamo tutti i disegni delle camicie. Ad esempio qui mi sono ispirato, potete vedere nel cuscino, io ce l'ho lo stesso cuscino a casa, la tigre, che è stata un simbolo molto importante anche per quasi tutte le collezioni di Gianni Versace animalier, perché adesso ci sono molti stilisti, anche Roberto Cavalli, anche altri stilisti che si ispirano molto al mondo selvaggio della natura, però Gianni è stato uno dei primi. Sì, sì, la primogenitura tigrata, diremmo così, è stata quella di Gianni. Oltre Gianni, cosa c'è oggi? Ma ci sono tantissimi giovani con una fantasia incredibile che purtroppo non hanno una via di sbocco, si dice così in italiano. Sì, sì, sì. Purtroppo nell'epoca quando Gianni ha cominciato a lavorare come stilista c'erano molte più possibilità. Adesso purtroppo stiamo vivendo un momento che dicono che è già la fine di una crisi mondiale. E questo impedisce a molti talenti di esprimere, di avere i mezzi per poter creare. E questo è molto, molto importante, perché ve lo dice uno che dalla sua arte ci vive. Quando non hai soldi per mangiare, altro che arte. O devi pensare come pagarti l'affitto e mangiare, o devi dipingere o creare abiti o cantare. Riguardo a tutte le arti. Un'opera che tu avresti voluto inserire in mostra e che per ragioni logistiche o di tempo non sei riuscito a mettere a parite. No, non c'è un'opera dedicata specialmente a questa mostra che per motivi logistici. No, io ho realizzato questo quadro appositamente per questa mostra, per l'inaugurazione della Galleria di Sabina Albano. E poi verrà un omaggio alla collezione più famosa oramai nel mondo, collezione privata di Gianni Versace, che è il signor Antonio Carvano, che è un napoletano d'oro. Grazie e complimenti. Grazie. Sicuramente la lasciamo molto prima, anche perché al giorno d'oggi si studia moda a partire dai 18 anni, comunque una scelta che si fa ai tempi dell'università prevalentemente. I tempi di Gianni Versace comunque erano imparagonabili a quelli di oggi, non potremmo creare un paragone. Stiamo parlando degli anni 70, un periodo molto diverso rispetto al giorno d'oggi, sono successe tantissime cose, è cambiata la moda, è cambiato il modo di fare moda. Il periodo in cui Gianni Versace ha debuttato era un periodo in cui la moda nasceva di modo importante nella moda. E per esempio le collezioni con le quali lui ha iniziato sono appunto Cameron e Gianni, e poi è arrivato nel 75 con un pubblico che è stata creata proprio per permettergli di esprimersi pienamente, di esprimere pienamente la sua creatività. Credo che siamo in paragonabile unico, quindi oggi chi vuole fare moda deve cominciare molto molto giovane, deve cominciare molto presto, anche perché c'è un mercato del lavoro che è totalmente diverso. All'epoca di Gianni Versace c'erano meno designer, era tutto nuovo, bisognava cominciare quasi da zero a creare questa moda italiana. Oggi invece la moda italiana è un fenomeno industriale e commerciale affermato a livello internazionale, quindi come dire c'è una concorrenza anche diversa. 1998, come?
come si reinventa la tenda. Il titolo della mostra, una mostra eccezionale. Oggi è ancora attuale questa mostra del 98. Ma è assolutamente attuale il messaggio di Gianni Versace, non solo questa mostra, perché Gianni Versace è stato un grande innovatore anche a livello materico, è stato il primo ad utilizzare dei materiali che fino a quel momento non erano mai entrati nella moda. Pensiamo a un certo modo di utilizzare la gomma, a un certo modo di utilizzare il PVC, la maglia metallica che sì, era già stata utilizzata negli anni precedenti, era stata utilizzata nel Medioevo per le cotte, per le armature, ma particolarmente negli anni 60 sicuramente aveva già fatto un utilizzo interessante della maglia metallica. Gianni Versace l'ha totalmente attualizzata, ha reinventato proprio la tecnica di utilizzo e quindi ha permesso alla maglia metallica di diventare un tessuto che poteva essere drappeggiato, che poteva appoggiarsi al corpo in una maniera molto leggera, quasi come se fosse seta. Quindi sicuramente ha reinventato la materia e ha fatto in modo che la moda non fosse soltanto un discorso di forma, ma anche di materiale. Il messaggio che Gianni lascia in principal modo alle giovani generazioni che si avvicinano a questo campo? Ah, sicuramente quello di usare sempre, e Gianni Versace era uno che non aveva assolutamente paura di osare, di esplorare dei territori nuovi, si assumeva anche tutte le responsabilità tipiche di chi fa qualcosa per primo, non a caso a tanti anni dalla sua morte continuano a copiare, continuano a realizzare intere collezioni con le intuizioni di Gianni Versace, quindi questo vuol dire che è un messaggio assolutamente attuale. Grazie. Sabina Albano oggi inaugura uno spazio eccezionale, lo dedichiamo a Gianni Versace. Uno di quei personaggi che hanno calciato via tanti stereotipi, il profondo sud che non esprime geni, la capacità di avere una caratura internazionale, più mondiale, è il personaggio che accoppiava geni o anche la capacità di avere rapporti umani. Io ne ho ovviamente scarsi ricordi come frequentazioni, ma quello che traspariva era del tipo che era dedito alle maestranze e a quanti lavoravano con lui. E anche stasera mi pare di cogliere in questo evento un aspetto importante. In tempi in cui ci si parla soltanto con messaggi, telefonini e quant'altro, mi pare che la gente abbia piacere nel rincontrarsi, nel ritrovarsi fisicamente. Ormai si fa più in fretta a dialogare con uno che vive in Nuova Zelanda, Perth, che con uno che abita nel quartiere a fianco. Invece, riuscendo a rivedere un po' di persone, mi sembra la cosa migliore. 1972, a 25 anni, Gianni lascia Reggio Calabria, la sua natia Reggio Calabria, per recarsi a Milano. Lì incomincia a lavorare come disegnatore d'abito. Oggi i giovani a che età lasciano la casa e se la lasciano? Una volta un ministro un po' avventato parlò di bamboccioni perché restavano in casa per troppo tempo, però c'è una difficoltà notevole e probabilmente lui ebbe quella capacità, quell'atto di coraggio, di, chiamiamolo così, di capire che non poteva sfondare lì dove era e tentò di cambiare appunto territorio. Oggi forse a volte si pensa troppo anche ad una sorta di assistenzialismo e si scommette poco su se stessi e sulle proprie qualità. Sempre nella mia professione sento sempre dire che senza raccomandazione non si fa niente, ma non è vero, perché noi come tanti siamo casi in cui senza alcuna raccomandazione un piccolo qualcosa abbiamo tentato di fare. Basta avere dei progetti, dei ideali, crescere, scommettere su se stessi e rinunciare anche a tanto tempo. Un augurio per la nostra bella Napoli. Ma l'augurio di saper valorizzare le cose belle, senza però ritenerle soltanto un episodio, quando invece cercare di metterle assieme come le perle di una collana, tutte assieme, altrimenti ogni pallina rimane isolata, non c'è un filo che le unisce. Se avremo questa capacità potremo capire che forse possiamo essere competitor non con episodi sporadici, ma con cose tutte concatenate, partendo dal nostro comportamento, non sempre irreprensibile. Il Forum Internazionale delle Culture. Ma forse un'occasione persa perché poteva essere preparato, costruito meglio, nonostante la mancanza di fondi, ma non voglio fare una questione naturalmente politica. Parlo soltanto dell'appuntamento che poteva essere appunto collegato meglio. Per ora mi dà l'idea di una cosa che riguarda alcuni aspetti, alcune località, ma non legate l'una con l'altra. Grazie a Gianfranco Conforti.